deve meglio, va? Io quando registravo in macchina da sola, cioè adesso mi uccido. No, però mettevo la telecamera solo quando ero in sosta. E vabbè, dopo questo io ho visto dei video anche mentre guidavi, però. Sì, però l'avevo poggiata sopra al cruscotto con la macchina ferma. E poi dopo mi ero rifumata tutta la mia. E vabbè, comunque ciao, lei è Deborah, la mia amicuccia da cose creative e co. E stiamo andando al Festival delle Made a Verona, che è un mercatino, basta piccolino in realtà, però è molto bello. Selezionatissimo. Noi all'epoca avevamo anche provato, in realtà, quando ancora facevamo cose, avevamo mandato la candidatura, non ci hanno proprio. È selezionatissimo. No, però sì, le cose sono veramente belle e di qualità, originalissime, quindi non si trovano dei doppi, cioè le cose sono particolari, non rischi di trovare tutte cose in Fimo, tutte cose in Swarovski, che ne so. E quindi insomma sì, ci siamo prese su, oggi c'è sabato e domenica, fanno due edizioni, una invernale autunnale e una primaverile. Di solito andiamo a tutte e due. Quando riusciamo, anche se in realtà sono due edizioni, mi sa. Uno o due edizioni tra c'è stato un piccolo problema, Eleonora. La tua figlia è nata. È nata una ha voluto figlia. Nascere e quindi. Allora, niente, stiamo andando adesso con questa meravigliosa giornata. Non so se si sente dal rumore di sottofondo, la pioggia. Che non ho smesso da quando sono uscita di casa praticamente. Quindi vabbè, comunque il posto è chiuso, quindi vabbè, almeno lì. Sì. E speriamo di trovare anche qualche bel regalino di Natale. Per noi ovviamente. Certo, di solito ci facciamo lo scambio di regali direttamente a novembre. Un mese prima, esatto. Però vabbè, almeno sappiamo che qualcosa di voluto. E niente, adesso andiamo, parcheggiamo e ci rivediamo là.
Deborah è intenta nella scelta degli orecchini. Siamo usciti dal dall'ex arsenale, no, siamo ancora nell'ex arsenale, comunque là dietro era l'ingresso del mercatino, che in realtà è piccolino. Però insomma, ma no, ma in 10 minuti lo giri. 10 minuti abbiamo già. Sono passate 2 ore. Siamo state dentro due ore. Siamo state dentro 2 ore. Vabbè, poi ci piace raccontarcela, ci piace fermarci a parlare con le persone dentro che fanno cose, insomma, quindi. Fare i complimenti alla gente se se li merita. Fare i complimenti perché c'è tanta gente bravissima. Sì. E quindi sì, abbiamo fatto qualche spesuccio. Ci siamo fatte il regalo di Natale. E... sì, perché siamo cialtrone così. E quindi adesso stiamo andando a mangiare. Oggi il 19 di novembre. 20 di novembre, più di un mese in anticipo. Già il regalo di Natale, ma già scambiato proprio. Sì, 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 mica aspettiamo, ma scherzi. Ma neanche aspetto di indossare. No, ma chiaro. Okay. No. Okay. E quindi niente, adesso stiamo andando a pranzo, perché abbiamo fame. E fortunatamente ha smesso di piovere, quindi molto bene. E niente, andiamo a mangiare. Alla ricerca di un ristorante. Cibo. Non so se ci sta inquadrando, perché ovviamente non so perché la mia macchina fotografica si è rotta. Quindi vabbè, sto usando il telefono e non so cosa sto inquadrando. Ma ovviamente sto tagliata io metà. Ma è bella. Ma le riprese. Perché ho brutta la videocamera. Ci vuole una risoluzione orribile. Anche il mio Samsung, quindi... Va bene, stiamo andando a casa, abbiamo finito col nostro mercatino di Verona, sono solo le 4 perché... E dopo il mercatino di Verona abbiamo fatto anche shopping normale, va bene? Qualcosina. Qualche trucco. Quasi. E quindi andiamo a casa, vi farò vedere prossimamente quello che ho comprato o che mi è stato regalato per Natale in un prossimo video, tanto sapete che ne ho tipo decine nel suo video, sul canale. E il rumore sono i tergi cristalli, adesso non li sì. Sì, perché nel frattempo è anche venuto a piovere. Esatto. Quindi, vabbè. E niente, anche per questa volta è tutto. Spero che il Festival delle Handmade vi sia piaciuto. Questo camion ci sta tirando sotto. Grazie, amico. E alla prossima. Ciao. Ciao.